Il CIO nei prossimi anni non deve più essere considerato un tecnico mero alla tecnologia, ma deve essere considerato un partner per il business, per l'adozione di nuove tecnologie. Deve essere la persona che prende, fa scouting e porta tutto quello che può migliorare il business all'interno dell'azienda. Non deve accarezzare gli hype tecnologici, ma deve guidare questa transizione. Quindi deve essersi un po' una guida, non una leadership e neanche un tecnico. L'evoluzione tecnologica ci ha portato a ritmi sempre più serrati e a una comunicazione sempre più immediata. Per rispettare questo principio bisogna adottare dei tools che permettono di fare ordine, pulizia e processi chiari all'interno dell'azienda, delegando tutte le attività a minor valore aggiunto a quello che si può automatizzare. Questo nel contempo si riflette anche nel business, adottando un concetto di customer first, ovvero fornire chat virtuali, assistenti virtuali, e quant'altro possa migliorare la brand reputation e la fedeltà del cliente verso i propri prodotti.